lettino e la sedia di Napoli. Dissi che mi serviva una camera in famiglia. Come diamo pure lo prezzo ed eccomi qua. Arturo adesso viene, ma venite qui, so. Ah, vabbè. Allora parlerò con lui quando viene e gli farò pure i complimenti per il gusto che ho avuto sposandomi. E mo che vedete, mi ero un fiore, ma mi sono fatta che non mi conosco più. Stamattina mio marito mi ha sparato una tavola. Ma sparato? Sì, ha filato il revolver e mi ha sparato. Per fortuna non mi è colpita, perché va trova chi già me ne protegge. Ma come? Stamattina mi ha sparato! E solo stamattina, chi lo mi spara sempre? Il primo colpo di rivoltella me lo tirò il primo giorno di matrimonio, a tavola, dopo il secondo piatto. Benedetta la frutta! E nemmeno vi ferì! Per fortuna è stato andando a finire, poi passarono 2 o 3 giorni, facciamo pace e finì. La seconda volta mi sparò a prima mattina. O caffè. La terza volta è il giorno del mio onomastico. O dolce. E che ne volete sapere? Da quanto tempo vi spara vostro marito? Mo ve l'ho detto. 2 anni dal primo giorno che ci siamo sposati. E non ve coglie mai. E se secca, fino a mo no, ma chi sa cosa è questa. Speriamo che stia a buon umore. Uè, Michele mio carissimo, e come mai stai qua? Perché l'ho fatto là? Mi ho parlato con la moglie, ma aspettavo te. Eccomi qua, mi devi scusare se mi sono fatto trovare in casa, ma sono chiuso a comprare certi colpi pure revolver. Quindi per carità. Va bene, comandati pure, prego, prego. E lei Dorotea era fatta vedere la camera sua? Dorotea, sto parlando con te, gliel'hai fatta vedere la sua camera? Non ancora, ma non è importanza. Non è importanza, prima cosa, nemiche. Allora, Dorotea, perché non l'ha fatta vedere? Io non sono la serva di nessuno, molte ne chiudo pure la cameriera e tengo una casa in coppe spalle. A sera mi corco con le gambe che non mi sento più. Ma perché non va a fatica? Fatì. Sentite, la vengo fresco dall'ufficio, ma non mi ha fatto a che venire, voi Dorotea? Come tanto che mi venire. Viene il signorino. Vuoi mica, tu me la credi, credo che la certa risposta tua mi usa anche la capa. Ma è mai che mi è successo, eh? Via tuo caffè? No, veramente no. E che se ne ha fatto proprio niente, allora c'è fatto i caffè per lui. Ha ordinato il signorino, 2 caffè, uno per Lord Strong e un altro per il Schedive. Il caffè ve l'ho andato a piare al bar. Dorotea, tu mi conosci, faccia farsi tu i caffè, va? Te conosco, ma riduto osso e pelle. A sera torno dall'ufficio e mi do a mangiare veleno. Per me non ci stanno divertimenti, cinematografi, niente. Il caffè non te lo voglio pigliare, schiatta! Dorotea, non metti che spalle in bacio e amore, Dorotea! Ma tu, parli di come si faccio? Vai in galera! Appena tazza del caffè. Io non faccio niente. Ma non mi interessa, te ne vado avanti, stavo da fermarci. E vediamo tutti e due. Ah, e te? Ma che ha fatto la colpita? Ah, vuoi mica, te la sta zitto o te la setta? Ma colpita? Te la pure a te, assettatelo. Assettatelo. Anzi. Ha già avuto nata, grazie. Non è niente. Mi porto subito. Fresca perché sapevo che tornavi. Ma no, tu sei tutto sudato, ti vorresti cambiare? No, grazie, sono appena un po' accaldato. Va bene, adesso vi porto subito il caffè. Grazie. Nemica, 15 anni in America, è vero? E ti ha fatto impressione? Impressione? Tra poco morivo, capirai? Deve sparare 2 colpi di rivoltella contro una donna. Ma no, non è che hai capito, ti ha fatto l'impressione di vedere Napoli dopo tanto tempo. Come no? Sono rimasto ghiacciato. E poi, io vado. Ecco il caffè. Grazie. Fatto con la mano del cuore, sentirete. Squisitissimo, flippato. Gesù, il vestito! Il vestito! Ma io, senti calma, te la calmai, io non ci ho scordato la tua luce. E la cosa è bella, è che non so nemmeno come sia successo. Ti capisco, tu cammini come un baccalà. Vada come parli, vedete se sono termini da dire un marito, baccalà. E come devo dire, vi siete stracciati il vestito. Bravo, mi piacere, come siete in la vendita da Ricconi. Cose da pazzi.
Ma devi capire che se è successo, colpa non ce n'è. Non credo che la di gira straccia i miei vestiti per divertimento. Giusto. Stati zitto, veramente. È questione che sei sbadato, il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco, il vestito marrone non ci facessi una macchia d'inchiostro. E proprio la combinazione, ah, piede sta giacchetto e dacci due nudi, ah. No. Dovrebbe, io non avevo parlato per con te, ma ci ritornacci due punti. Così te la metti domani, quando uno è trasandato, questa è la fine che deve fare. Bruta, non lo fa un cazzo. Con le Dorotea, dai due punti a sta benedetta giacchetto. No, così te la metti domani. Dorotea, tu sai che è la pazza, da gente che la metti sta cazzo di giacchetto. No. Dorotea, no, prendi un po'. Ma ciao, mi sei proprio. Dai due punti a sta giacchetto. No, così te la metti domani. No, e ti? Ma si mangia se la tua volta! Nemico, basta, ma guardate la sera. Ma scusa! Ragazzi, qua! Ha già avuto un'altra grazia. Non si rimorca nemmeno stavolta, ma la pazzia di morire subito tutti e due. Mi sta giacchetta. Ecco. Ma che strappo! Adesso ci faccio un momento che non ti vedrà. Bene, niente. Nemica, ti vedo un po' vogliamo, tutto a posto. No, cara Arturo. Che stai facendo che... Mi spiace, ma quello che devo dire lo devo dire. E che mi devi dire? Non ti immaginavo così. Che sei letta la delinquente? Delinquente? Ora? Mezz'ora? Non dire più colpi per te dalla moglie. Io dovrei essere pazzo. Faccia la testimonianza per farti chiudere in un manicomio. State buono. E ricordati che fra noi due è rotto il rapporto d'amicizia. E mica mi ha capito, stati sì. Assetto, no, fatti dice che no. Fatti sì, no, assetto. Allora. Devi sapere che quando mi sposai con moglie ero, ma la cuore è una buonissima donna, ma tenono un carattere infame che per ogni piccola cosa si incazza subito, mica. Allora, avevo in tasca uno di quei revolver scacciacani, che si fa? Era il nostro primo giorno di matrimonio, stavamo a tavola. Non avevo per pazziare, non avevo perché mi facetti via niente, mi spaventavo tutto di quella pistola. Immediatamente vidi il cambiamento, diventavo dolce, sorridente e allegra. Da allora ho capito, per stare tranquillo, alle mogli bisogna sparare. Ho capito. Allora è caricata a salve. Proprio. E me lo potevi dire prima, non ho più sangue nelle vene. Vabbè, ah. Ecco qua, non c'è più niente, dentro. Grazie, molto veloce. Caspita, devo scendere, tengo un appuntamento. E tu vai alla camera, a volere. Devo andare. Vabbè, scelgo pure io, questi vieno, vado l'aria. Esci. Perché ti dispiace? E va, ma già quando tu vuoi lasciarmi solo a casa sei contento. Oh sì, senti, ma non sei mai contento. Stasera è teatro, stasera c'è un autografo. Stasera voglio stare con un amico mio che non vedo da 15 anni e ceneremo fuori. Ah, non vieni nemmeno a cena. Ci devi la vita. Sai che ti dico? Tu non esci. Io esco. Tu non esci. No, e ti? Spara, leghiamo un cenne. Oh, no. Ah, già, donata grazia. E a che ora ci vediamo? Verso mezzanotte, io. Vabbè, divertiti. Ma che da... Mo no, ma quando tengo stanotte, tengo su e ne voglio dormire.